C'è un bosco che non ti aspetti, un bosco con preziosi angoli di natura. È il bosco di Pani, è il bosco che c'è nella riserva naturale della Gola del Furlo. Il Bosco di Pan è la punta di diamante, il filo rosso di tutti gli eventi. È un'intuizione che gli operatori della riserva statale con il consorzio Terre Alte ha avuto ormai da un paio d'anni, è quello di rendere accessibile a tutti la riserva statale. È un intervento significativo, difficile, perché tutta la programmazione, tutti gli eventi sono rivolti veramente a tutti. È iniziata proprio domenica la stagione della riserva statale, dopo il grande successo di A Scuola nella Riserva, che vede coinvolti tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della provincia, e anche quest'anno hanno scritto una favola ai personaggi fantastici di questa riserva naturale. Ma dicevo del Bosco di Pan, che è una iniziativa che tende a valorizzare questi luoghi, queste bellezze naturali aperti a tutti, a tutte le famiglie, a tutte le condizioni anche psicomotorie di ciascuno. Quest'anno è stato inventato questa piccola tesserina, la Summer Card. A tutti quelli che vogliono partecipare gli verrà posto un timbro nelle varie iniziative che facciamo. Chi avrà maturato almeno 3 volte la partecipazione potrà essere anche protagonista e diventare guide che descriveranno le bellezze e l'amenità di questo luogo. Nell'organizzazione del Vivi Furlo, che si svolgerà il 18, 19 e 20 settembre, e qui nella Golena, dove in collaborazione col CONI scopre la riserva con tutte le possibili attività sportive, dalla canoa al gioco dell'arrampicata, al tiro con l'arco, al gioco con gli asinelli e tante altre attività sportive che di volta in volta le associazioni e le società sportive del CONI allestiscono qui nella riserva. Ci sono altre iniziative che in tutti i sabati e le domeniche caratterizzeranno la riserva stessa, in modo particolare una che da ormai un anno ha un grandissimo successo, Archeofurlo. Archeofurlo è tra le attività, quella della riscoperta delle bellezze naturalistiche e quelle anche archeologiche. La riserva statale Gola del Furlo ha il sistema delle gallerie romane, uniche al mondo, c'è un gioiello del gioiello, quella di Vespasiano, e a fianco c'è la piccola galleria romana. Con l'Archeofurlo tutte le domeniche potete fare la mattina una passeggiata e andare indietro nella storia con delle nostre guide che vi racconteranno i valori e le bellezze della Flaminia. Tutte queste attività, laboratori, anche ad esempio tra le meraviglie della Gola, tutte le domeniche e i giorni festivi, nei pomeriggi una passeggiata di 1 ora e mezza lungo la Gola, sono completamente gratuite. Chiediamo l'iscrizione per dare il miglior servizio possibile nella sicurezza. La situazione contingente, come i più sapranno, vede che la Flaminia purtroppo per una frana di qualche mese fa ha interrotto il flusso carrabile e motoristico della Gola. Però grazie al comune di Acqualagna e il servizio della protezione civile della provincia di Pesaro Urbino siamo riusciti a creare una piccola passerella pedonale che permette il passaggio dei pedoni. Questa interruzione è sicuramente non voluta, però ci permette di goderci di questa Gola meravigliosa, invidiata da tutti, in una situazione la più naturale possibile, cioè senza nessun tipo di rumore, senza nessun passaggio di macchine, di motociclette. Comunque la strada sarà al più presto ripristinata, è una situazione temporanea, però questa magari va sfruttata nel migliore dei modi. Vi invito tutti a fruire di questi eventi, dei servizi che la riserva statale offre a tutti per tutto il periodo estivo, ricordando non per ultimo quello che sta diventando l'evento cult 27 luglio nell'ambito del Fano Jazz. La Golena ospita una serata offrendo lo scenario naturalistico e le bellezze naturali ad una musica meravigliosa come quella del jazz, e quindi un connubio tra natura e grande musica.